Amici e amiche del calcio sardo, buon pomeriggio da Gavoi. Si gioca la penultima giornata di andata del campionato di eccellenza. Il Taloro ospite il San Luri a caccia della quarta vittoria di fila. I padroni di casa devono rinunciare agli infortunati Sedda, Zappino, Bundu, Luca Pidas e Mazzette. Negli ospiti manca l'ex Robertino Puddu, appena passato alla Basalta. Scopriamo subito le formazioni e gli ordini del signor Usai di Oristano, coadiuvato da Pisano di Alghero e Spiga di Oristano. Ivan Cirinaschi nel Taloro con Fada, Sata, Frau, Mura, Silvetti, Gutierrez, Kerchi, Pinna, Canessini, Pired e Mele. In panchina ci sono Cotu, Matteo Piras, Deiana, Daga, Vacca, Noli e Gusai. Il San Luri di Antonio Prastaro risponde con Zanda, Aramu, Paschina, Aru, Mancusi, Ucheddu, Floris, Nicolalai, Vacca, Fanni ed Ernesto Pilloni. A disposizione ci sono Secchi, Alessio Pilloni, Andrea Lai, Filippo Pilloni, Frau, Tronci e Cossu. Freddo pungente qui al Maristiai, Taloro in completo rosso, San Luri in maglia bianca. Colpo di testa in profondità, Canessini è solo, il tiro e c'è il gol, Taloro subito in vantaggio al terzo minuto di gioco. Mattias Canessini ha trovato il diagonale vincente, si sblocca la gara grazie al bomber argentino. Kerchi tocca centralmente per Canessini, cerca di girarsi, rimpallato il tiro, poteva essere una buona occasione. Pinna chiede lo scambio a Kerchi, ancora Pinna, si infila ancora nella difesa, Pinna 2-0, raddoppio del Taloro, Marco Pinna, il mancino di Sarule supera Zanda, partenza devastante del Taloro, sono passati appena 8 minuti di gara. Kerchi in mezzo, il colpo di testa sul fondo, Fanni se ne va in mezzo a due, il cross, Fata attento sul primo palo. Piretta ci prova da lontano, fuori misura, buona l'idea. Il cross in aria, Mele, la stoppa il destro, alta, altra chance per il Taloro. Sulla palla Nicolalai, il mancino, nessun problema per Fadda. Kerchi andrà a giro, alta di poco, c'era Zanda. Occhio alla ripartenza di San Luri, Fanni, Oma Floris, c'è libero Vacca, il tiro, Fadda dice di no. Vanno dentro i saltatori del San Luri. Il cross esce, Fadda la tocca, attenzione! Palla ancora buona, Fanni, il sinistro, deviato, la palla esce di poco. Nella prima circostanza è stato bravo a uscire il portiere del Taloro, giovanissimo Massimo Fadda, nella seconda invece l'ex portiere del Giovani Cagliari si è reso protagonista di un bel intervento, attenzione che tocca tenere il rigore, Kerchi, solo la potere Kerchi, e sono 3-0 del Taloro, Sandrino Kerchi mette una serie ipoteca sulla vittoria dei Gavoesi. Inizia il secondo tempo, doppio cambio nel San Luri, dentro Alessio Pilloni e Cossu. Kerchi, palla lunga sul secondo palo, dove c'è Pinna, si allarga Pinna, il sinistro, la risposta di Zanda. Floris tocca per Fanni, spazio il numero 10 in San Luri, il diagonale, la palla esce di poco, Fadda sembrava sulla traiettoria. Ancora Fanni, punta Sata, lo salta, se ne va, atterrato, arriva l'arbitro, punizione dal limite. Sulla palla Fanni, parte Fanni, attenzione, arriva Floris e c'è il gol, San Luri che accorcia le distanze sulla punizione di Fanni, forse c'è stata deviazione, comunque 3-1, siamo al 55esimo minuto. Lai, Cossu, filtrate per Pilloni, sinistro, ha provato a incrociare senza fortuna. Va Kerchi, il colpo di testa, Gutierrez, palla che si alza sopra la traversa. Parte Piredda, il tiro, si distende Zanda, insidioso calcio piazzato di Piredda. La possibilità di affondare, la conclusione, Fadda la tiene, il San Luri ci crede. Rinvio di Fadda. Mele la tocca per Canessini, punizione regolare, Canessini, il contatto con il portiere, tutto regolare per l'arbitro. Primo
cambio nel Taloro, esce Canessini al suo posto Gino Noli, esce anche Mura al suo posto Deiana, un giovane di Gavoi, e tutti in piedi ad applaudire Sandro Chetti, tra i migliori in campo anche oggi. Al suo posto un altro talento del posto, Daga, all'esordio con la maglia del Taloro. Deiana, occhio all'inserimento, Noli, velocità, Noli, porta spesso la difesa, c'è Mele, Noli insiste e la difesa si chiude. E finisce qui, il Taloro vince 3-1, vittoria ipotecata nel primo tempo grazie alle reti di Canessini, Pinna e Cherchi. Nella ripresa il San Luri ha accorciato le distanze con Fanni, ma non è riuscito a completare la rimonta. Taloro che si conferma al secondo posto dietro la capolista Olbia. Come al solito i giocatori del Taloro vanno a ringraziare il pubblico del Maristiai che si è fatto sentire anche oggi. Da Gavoi è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime partite del calcio sardo.